Buongiorno a tutti, mi chiamo Mauro Casari, opero nel settore certificazione marchi volontari della funzione valutazione di conformità prodotto di MQ Milano. Per coloro che non conoscessero MQ, molto brevemente, cito qui MQ Group, di cui la società MQ fa parte, è la holding di tutte le società che vediamo qui in questa slide. Tutte queste società rappresentano una realtà italiana nel settore della valutazione della conformità. Settore che comprende certificazione, prove, ispezioni, e verifiche. Molto velocemente un dato: nel settore di certificazione, in ambito volontario, IMQ aveva all'attivo nel dicembre 2019 circa 11.000 certificati attivi, per la maggior parte legati alla concessione dell'uso dei marchi IMQ. Devo però aggiungere, per dovere di cronaca, che tra questi prodotti marchiati non risultano ad oggi componenti per i piatti fotovoltaici come moduli inverter. Ecco, per quanto riguarda sempre IMQ è accreditata per la certificazione di prodotto, per la certificazione di sistemi, è laboratorio di prove e taratura accreditato secondo il CSL 025, accreditato come ispezione e per la certificazione di figure professionali. Ma veniamo al mio intervento. Allora, nel preparare la presentazione di oggi, che è stato chiesto a MQ di preparare, mi sono reso conto che il titolo, che è Organismi accreditati e certificazioni di prodotto, dovrebbe meglio leggersi come certificazioni di prodotto adottate dagli organismi accreditati. Questo perché? Perché lo scopo di questa presentazione, per sgombrare il campo da eventuali malintesi, non è quello di spiegare che cosa sono gli organismi accreditati, dei quali, come tutti sappiamo, si occupa operativamente Accredia, che è il nostro ente unico nazionale di accreditamento, ma di spiegare, per quanto possibile, visto il tempo a disposizione, le regole generali più importanti che sono applicate nei principali schemi di certificazione in ambito volontario in uso, appunto, dagli enti di certificazione. Ecco i punti che andremo a approfondire. Inizieremo col concetto, gli obiettivi della certificazione di prodotto. Parleremo poi della norma, brevemente, della norma di riferimento degli enti di certificazione accreditati per il prodotto. Vedremo come si declinano gli schemi di certificazione e qual è in particolare la norma guida di riferimento per lo sviluppo degli schemi di certificazione. Poi ci soffermeremo sui due schemi di certificazione maggiormente in uso, ma che non precludono l'utilizzo di altre forme di certificazione, e infine tratteremo l'argomento della durata dei certificati di prodotto, così come prevedono le regole indicate appunto nelle norme di riferimento adottate dagli schemi di certificazione. Prima di tutto, cosa si intende per certificazione di prodotti? La certificazione di prodotti è un mezzo per dare assicurazione che sì, i prodotti soddisfano i requisiti specificati in norme o in altri documenti normativi, in altre specifiche tecniche di riferimento. Quindi, entrando nel merito della certificazione di prodotto, questa consiste nel fornire una valutazione ed un'attestazione imparziale di testa parze, che il soddisfacimento dei requisiti specificati è stato dimostrato. Chi garantisce gli aspetti di imparzialità e di terza parte? Gli organismi di certificazione di prodotto conformi a questa norma, norma ISO 17065. E questa è un'anticipazione perché questa norma è quella norma che contiene i requisiti per la competenza, il funzionamento coerente, e l'imparzialità degli organismi di certificazione di prodotti di cui tratteremo poi nelle parti successive. A questo punto è bene specificare che i requisiti specificati per i prodotti, che poi sono generalmente contenuti in altre norme o in altri documenti normativi, in altre specifiche tecniche di riferimento, che sono poi quelle che vengono riportati sui certificati di prodotto di tipo volontario. Quali sono gli obiettivi
Quali sono gli elementi fondamentali che concorrono al raggiungimento degli obiettivi della certificazione di prodotto? Beh, in sostanza sono questi: prendere in considerazione le esigenze dei consumatori, degli utilizzatori e più in generale di tutte le parti interessate, infondendo fiducia per quanto attiene il soddisfacimento di requisiti specificati. E poi consentire ai fornitori di dimostrare al mercato che i prodotti sono stati dichiarati in grado di soddisfare i requisiti specificati da parte di un organismo imparziale di terza parte. Quindi, riassumendo, la valutazione ed attestazioni imparziali effettuati da una terza parte, che il soddisfacimento di requisiti specificati da parte del prodotto è stato dimostrato e denominata certificazione di prodotto. Vediamo qual è la norma di riferimento degli enti che operano nella certificazione di prodotto. È questa qua, la norma ISO SI 17065, che è stata recepita in ambito europeo dal CENELEC e in ambito nazionale sia dall'UNI che dal CEI. Che cosa garantisce la conformità degli enti di certificazione e il loro accreditamento a questa norma? Beh, garantisce aspetti di imparzialità innanzitutto, garantisce l'indipendenza, perché gli auditor e i soggetti preposti al rilascio della certificazione garantiscono l'assenza di conflitti di interesse con le organizzazioni da certificare, garantiscono la correttezza, in quanto questa norma vieta agli organismi di valutazione la prestazione di consulenze, sia direttamente che indirettamente. E garantisce non ultima la competenza, in quanto il personale che opera in questi organismi di certificazione che seguono questa norma sono culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificati. Quindi, da quanto elencato, si desume che la certificazione di prodotti, questa norma poi si applica anche ai processi e servizi, è un'attività di valutazione della conformità di terza parte. Importante questo aspetto. Quindi l'osservanza dei requisiti di questa norma ha per fine quello di garantire che gli organismi di certificazione attuino schemi di certificazione in maniera competente, coerente e imparziale, facilitando quindi il riconoscimento di tali organismi e l'accettazione dei prodotti certificati su base nazionale e internazionale, contribuendo quindi in questo modo allo sviluppo del commercio internazionale. L'osservanza ai requisiti della norma che abbiamo detto, di questa norma 17065, ha per fine quello di garantire che gli organismi attuino schemi di certificazione in maniera competente, coerente e imparziale. In questa stessa norma troviamo al paragrafo, scusate, troviamo al paragrafo 3.9 la definizione di schema di certificazione. Che cos'è uno schema di certificazione? È un sistema di certificazione relativo a prodotti certificati ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, le stesse specifiche regole e le stesse procedure. Quindi le regole, procedure e modalità di gestione per attuare la certificazione, ad esempio di prodotto, devono essere chiaramente stabilite nello schema di certificazione. Più avanti vedremo che alcuni schemi di certificazioni possono comprendere prove iniziali, solamente prove iniziali, oppure ispezioni e valutazioni dei sistemi di gestione, oppure possono essere seguite dalla sorveglianza della produzione che tiene conto del sistema di gestione della qualità e delle pro e anche pure anche delle prove su prodotti prelevati dal mercato o che tengono conto delle prove su prodotti prelevati direttamente presso il sito produttivo. Ma qual è la norma che si occupa dello sviluppo e della strutture degli schemi di certificazione? È questa, è la norma ISO SI 17067. Più propriamente è una guida, non è una norma. È una guida e descrive gli elementi fondamentali della certificazione di prodotto e fornisce delle linee guida delineando come questi schemi di certificazione possono essere sviluppati, strutturati e gestiti.
Quindi la norma identifica delle tecniche comuni di valutazione che sono utilizzate come base per la certificazione di prodotto, per le ispezioni e per le attività di audit. Rimarco ancora una volta che questa non è propriamente una norma, ma è una guida appunto per la de definizione e la. E anche perché no, anche la eventuale creazione in futuro di schemi di certificazione. Vediamo quali sono negli schemi di certificazione le indicazioni di questa guida. Questa guida attua un approccio funzionale e le funzioni principali sono la selezione, che può essere che è praticamente la parte, può essere la parte, per esempio, in cui vengono definite le norme di prodotto che devono essere utilizzate per la certificazione o anche il campionamento dei prodotti, la determinazione che può comprendere le attività di valutazione della conformità come prove, misurazioni, oppure può comprendere anche attività di audit, da tenere presente che queste due funzioni, selezione e determinazione, nella norma che abbiamo visto prima, 17.065, sono state combinate, sono denominate valutazione della conformità. Poi l'altra fu funzione è il riesame, che consiste nel verificare i risultati delle due attività precedenti. Poi vi è una parte importante del processo, la decisione relativa alla certificazione, che è quella parte che viene, diciamo, presa in considerazione, viene attuata da parte di personale qualificato e tracciato. Poi vi è l'attestazione, che è la parte del rilascio degli attestati di conformità, dei certificati di conformità, e infine, laddove richiesto, laddove lo schema di certificazione lo richiede, c'è la sorveglianza di prodotto, che può essere attuata, come dicevo prima, se lo schema lo prevede, sia presso i siti produttivi sia presso il mercato. Nella slide che vedremo successivamente, vedremo quali sono, diciamo, le caratteristiche che si differiscono tra i vari schemi di certificazione, in particolare andando a porre l'accento su quelli che sono ritenuti i due schemi di certificazione principali. Li possiamo vedere subito. Ecco, qui in questo prospetto, che poi è il prospetto 1 della norma ISO EC 17067, troviamo nella parte di sinistra quelle che abbiamo visto prima, le varie funzioni che possono essere comprese in uno schema di certificazione, mentre invece nella parte destra, in tutte le colonne, vediamo le tipologie di schemi di certificazione. Venendo ai due schemi di certificazione ritenuti più importanti nella certificazione di prodotto, troviamo lo schema di certificazione di tipo 1A, che è questo evidenziato in giallo nella slide, e lo schema di certificazione di tipo CIMP, che è questo evidenziato in arancione in questa slide. Il primo è lo schema di certificazione 1A. Come vedete, in entrambi gli schemi di certificazione 1A, di tipo 1A e di tipo 5, abbiamo che entrambi comprendono le fasi di valutazione, cioè selezione e determinazione di caratteristiche, di riesame, cioè la verifica dei risultati, la decisione della certificazione e l'emissione di un'attestazione, di una licenza, di un certificato. Questi sono passi, sono funzioni comuni ad entrambi gli schemi. Che cosa differenzia invece lo schema di certificazione tipo 5 rispetto allo schema di certificazione tipo 1A? Lo differenzia il fatto, innanzitutto, che prevede la concessione del diritto all'utilizzo di marchi di conformità. Quindi lo schema di certificazione tipo 5 normalmente segue il diritto alla concessione d'uso di un marchio di conformità. E poi, come vedete, è obbligatoria l'attività di sorveglianza, l'attività di sorveglianza che si può declinare in attività di prova o ispezione di campioni da libero mercato, attività di prova o ispezioni in fabbrica di campioni prelevati presso
i siti produttivi e poi anche la valutazione della produzione, ivi compresa la valutazione dei sistemi di gestione adottati nei siti produttivi. Vediamo degli esempi di schemi di certificazione, rimanendo nell'ambito di schemi di certificazione 1A. Un tipico esempio di schemi di certificazione tipo 1A è lo schema CB, che molti di voi penso conosceranno, che è gestito da questa organizzazione, l'ECE, ed è uno schema di certificazione basato su norme ESI, uno schema di certificazione multilaterale e di mutuo riconoscimento, che tra l'altro è citato anche nella stessa guida CEI 8225. Il proprietario di questo schema di certificazione, che è l'ECE, ha sede a Ginevra e partecipano circa 80 enti di certificazione dislocati in tutto il mondo. Qui troverete anche un link per potervi collegare direttamente. Un altro esempio di schema di certificazione tipo 1A è lo schema di certificazione LOVAD, che è simile allo schema di certificazione CB, è basato sia su norme ESI che su norme europee N, ed è riguarda nello specifico le attrezzature e apparecchiature di tipo industriale. Per quanto riguarda invece sempre schemi di certificazione 1A, troviamo, se vogliamo, anche quelli elencati nella stessa guida 8225, cioè questi che sono l'attestazione di approvazione di tipo, i certificati di conformità, certificati di controllo del processo produttivo in fabbrica e gli attestati di controllo del processo produttivo in fabbrica, se vogliamo, sono degli esempi di certificazioni di tipo 1A. Un esempio di certificazione di tipo 5, invece è espletato da questa organizzazione, ETICS, organizzazione europea, e vede l'utilizzo di questi marchi di conformità che vedete sulla parte destra della slide: il marchio NEC, il marchio AR, NEC Plus, il marchio AR che riguarda la certificazione dei cavi, basata su norme armonizzate dei cavi, e anche lo stesso sistema di certificazione LOVAG, il LOVAG Mark License, sempre nell'ambito dell'apparecchiature industriali, è una scheda di certificazione tipo 5 perché, oltre a prevedere le prove di tipo sui prodotti, tipo industriale, prevede anche il rilascio di un marchio, del marchio LOVAG, e le verifiche periodiche in fabbrica della produzione. A questi schemi partecipano, sono anche questi schemi di mutuo riconoscimento, partecipano circa una ventina di enti di certificazione europei. Adesso vediamo l'ultima parte di questa presentazione, la durata dei certificati di prodotto. La domanda, diciamo, ricorrente in questi casi è: ma la durata di un certificato emesso da un ente di certificazione è standardizzata oppure è l'ente che decide quanto far valere il proprio certificato o sono le norme? La risposta è che è facoltà degli enti di certificazione, in particolare in relazione agli schemi di certificazione adottati, stabilire il periodo di validità dei certificati. Quindi il periodo di validità non è un periodo standardizzato. La stessa norma 17.065 ci viene in aiuto, che è la norma, come dicevamo prima, dei requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi, ci viene incontro per quanto riguarda la risposta a questa domanda, perché nel paragrafo 771E della norma, che tratta la documentazione di certificazione, che cosa deve contenere un certificato, in questo caso di prodotto, su un certificato di prodotto, oltre ad essere chiaramente indicati il nome, l'organismo dell'ente di certificazione, la data in cui la certificazione è stata rilasciata, il nome e l'indirizzo del cliente, il campo di applicazione della certificazione, troviamo anche, appunto, che il certificato deve riportare il termine e la data di scadenza della certificazione se la certificazione scade dopo un periodo stabilito. Quindi questo è importante. A questo punto è importante capire che, a seconda anche degli schemi di certificazione, su un certificato può esserci anche solo la data di emissione del certificato di approvazione, come può esserci sia la data di emissione del certificato di approvazione, perché è obbligatoria, ma anche una data di scadenza dei certificati.
veniamo a degli esempi di durate dei certificati di prodotto a seconda del tipo di schema di certificazione interessato. Infatti è necessario fare un distinguo. Per quanto riguarda, per esempio, le certificazioni in ambito IECE, quindi lo schema di certificazione tipo 1A, lo schema CB, tanto per intenderci, la domanda alla risposta che ci siamo posti prima la troviamo direttamente nelle FAQ del sito IECE, che sostanzialmente dice che i certificati CB sono validi fin tanto che i prodotti certificati rimangono confermati per la certificazione iniziale e quindi non sono stati modificati dal titolare della certificazione, a meno che non vengano annullati su richiesta di quest'ultimo. C'è da tenere presente che, cito dei casi pratici, questo è quello che dice lo schema di certificazione, quello che viene riportato nelle regole IECE. Al lato pratico ci sono però delle situazioni in cui gli stessi costruttori che hanno certificato i prodotti si trovano in difficoltà. Perché? Perché nel momento in cui determinate autorità sparse per il mondo sono nella fase di accettazione di questi certificati di produzione, tipo questi certificati CB, capita, ahimè, sovente che in questa fase di accettazione le autorità del posto, per poter diciamo accettare questi prodotti all'interno del proprio mercato, prevedono che questi certificati di approvazione non siano, per esempio, più vecchi di 1 anno, 2 anni, 3 anni. Quindi sono regole, diciamo, che vengono stabilite dalle autorità competenti che hanno deciso di accettare queste documentazioni di certificazione, ma che nello stesso tempo prevedono delle regole in aggiunta per quanto riguarda la validità dei certificati che sono rilasciati per la loro accettazione. Per quanto riguarda sempre la durata dei certificati di prodotto negli ambiti degli schemi di certificazione di tipo 5, ecco che la validità di un certificato, in questo caso, è legata in generale alla validità della norma utilizzata per la certificazione. In particolare, se parliamo di norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che forniscono quindi la presunzione di conformità agli obiettivi di sicurezza della direttiva di bassa tensione, la data di UAW, di cui si è fatto cenno in una delle presentazioni precedenti, e quindi del termine del periodo transitorio, dovrebbe coincidere con il termine della validità dei certificati basati sulle norme N che sono state ritirate. C'è da dire inoltre che la validità di questi certificati, parlo sempre di certificati di tipo 5, dove c'è sempre il rilascio di una certificazione della concessione d'uso di un marchio di conformità, la validità, dicevo, è subordinata inoltre anche dal perdurare del rapporto contrattuale con l'ente di certificazione, all'esito positivo dell'attività di sorveglianza periodica della produzione eseguita dall'ente di certificazione, quindi alla conformità a quelli che sono i requisiti di base dello schema di certificazione, che, ripeto, in uno schema di certificazione di tipo 5 non si limitano soltanto alla conformità delle prove di tipo secondo la norma tecnica di riferimento, ma hanno come base necessaria anche la conformità alle attività di sorveglianza sul mercato, sui prodotti prelevati presso il costruttore e alla conformità del sistema di gestione del costruttore. Ecco, sempre rimanendo nell'ambito della durata dei certificati di prodotto, troviamo come informazione aggiuntiva comunque che, per quanto riguarda, per esempio, prendendo come riferimento la guida CE 8225, abbiamo che la serie di attestati o certificati di approvazione di conformità che sono citati in questa slide. Viene dato in questa guida un termine di validità che è evidenziato,
in arancione in questa presentazione. In particolare per quanto riguarda i certificati di controllo del processo produttivo in fabbrica, un'informativa che do per quanto riguarda gli MQ, che attualmente cui MQ ancora chiamati in causa, qualcuno ci chiede ancora per diciamo, le riparazioni e sostituzioni, questo certificato di controllo del processo produttivo in fabbrica, MQ ha deciso di mantenere una validità di questi certificati di un anno, anche perché ogni anno il sito produttivo viene ri riverificato per valutare la conformità ai requisiti. Un esempio di certificato di conformità è un certificato di conformità CB. Questo è un certificato CB per dei portafusibili per utilizzi in impianti di produzione fotovoltaica. E mentre invece un esempio di certificato di controllo del processo produttivo in fabbrica è questo, che come dicevo prima ha la validità, mantiene la validità di un anno. Io avrei finito e ringrazio per l'attenzione.